Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi continuiamo con le decorazioni per il nostro albero e la nostra casa nelle festività natalizie e realizzeremo una coccarda e un bastoncino di zucchero da appendere tutte e due col cappiettino fatti con la stessa lavorazione. Quindi ve li presento tutti e due, li realizzeremo tutti e due e sarà un altro progettino per questo Natale. Prima di cominciare la lavorazione e quindi fare la presentazione dei materiali, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questi progettini utilizzeremo cotone fiocco rosso, cotone fiocco bianco, uncinetto numero 3, un ago, una perlina per il fiocchetto. Noi lo faremo a mano, ma qui potete mettere qualsiasi tipo di decorazione voi vogliate, quindi anche una non fatta a mano, però per inserirla, e un pezzetto di fil di ferro per fare il bastoncino di zucchero. Prendiamo il cotone rosso. Vi volevo dire che li potete realizzare anche con la lana o altri tipi di cotone, quindi li potete fare veramente con qualsiasi tipo di materiale di filato. Facciamo un cappietto che non conteremo, quindi facciamo la prima catenella e la stringiamo e poi lavoriamo 30 catenelle. Fatte le nostre 30 catenelle, aggiungiamo una catenella, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3. Nella quarta catenella, prendendo la solina della catenella, entriamo e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella stessa asolina della catenella, quindi nella stessa catenella, realizziamo la seconda e poi la terza, quindi 3 maglie alte nella stessa catenella. Continuiamo, andiamo nella catenella successiva, qui guardate, prendiamo la solina proprio esterna e lavoriamo sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Di nuovo, nel punto successivo, lavoriamo sempre 3 maglie alte, quindi per ogni catenella che abbiamo a disposizione dobbiamo lavorare 3 maglie alte per ogni catenella. Se volete fare una coccardina più grande o un bastoncino di zucchero più grande, basta inserire più catenelle iniziali, quindi non c'è un multiplo, non c'è assolutamente un conteggio particolare da fare e quindi iniziare questa lavorazione. Dobbiamo lavorare 3 maglie alte su ogni catenella fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, lavoriamo l'ultima asolina, quindi l'ultima catenella che ci ritroviamo, quindi sempre facendo 3 maglie alte facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo. Mi raccomando, tagliatelo un pochino più lunghetto perché poi ci servirà per cucire. Sfiliamo l'uncinetto
E la lavorazione che ci ritroviamo è questa, un pochino arricciata. Questo, di questa lavorazione, uguale con gli stessi punti, quindi se ne aggiungete inizialmente o se ne diminuite qualcuno, dovete farne comunque due uguali. La dobbiamo fare anche con il cotone bianco. Quindi io in questo caso ce le ho pronte, guardate, queste due, e possiamo iniziare a creare la nostra coccardina. La stessa cosa è col bastoncino di zucchero. Dobbiamo prepararne altre due, sempre uguali, con la stessa lavorazione. Le mettiamo da parte e poi inseriremo il fil di ferro, quindi vi farò vedere come creare il bastoncino. Per ora ci dedichiamo alla coccarda. Quindi prendiamo qui dove c'è il filo di lavorazione, guardate dove abbiamo chiuso, prendiamo tutte e due le parti, ok, di chiusura. Le mettiamo allineate e cominciamo, guardate che già fa la piegatura, diciamo la fa da sola, cominciamo a girare attorno, guardate, tutte e due le lavorazioni, bianca e rossa, quindi creando questa spirale con i due colori. Nulla togliendo che potete realizzare le coccardine anche con un'unica colorazione, ne fate due dello stesso colore e le attorcigliate in questo modo. Quindi giriamo così, guardate, stiamo creando la nostra coccarda. Qua siamo arrivati alla fine, non vi preoccupate se alla fine ve ne ritroverete uno più lungo e uno più corto, lo sistemerete man mano dopo che l'avete sistemato con la lavorazione. Ok, questo è il risultato del nostro lavoro fatto finora. Dopo averla attorcigliato, ora dobbiamo girare a cerchio e unirli. Però voglio spiegarvi come fare per non sbagliare. Quindi prendiamo prima il rosso. L'unione che dobbiamo fare nel rosso è questa parte, guardate, questa parte deve rimanere invariata, che è la parte delle che si vedono le catenelle, la parte di sopra, e dobbiamo unire questa parte, la parte laterale, e la dobbiamo unire alla parte laterale sempre di quest'altra parte, perché dobbiamo dare una continuità alla spirale che si sta formando. La stessa cosa dobbiamo fare col bianco, dobbiamo unire questa parte, che poi in questo caso sono le tre catenelle iniziali da una parte, e qui dove c'è il filo, guardate, non dobbiamo toccare questa parte, dobbiamo unire questa parte qui, la parte laterale. Quindi inseriamo, iniziamo con il rosso, risistemiamo la nostra lavorazione e iniziamo la cucitura. Ho inserito il filo rosso nell'ago, pieghiamo, quindi qui sistemiamo, ecco così, la lavorazione,
e qui la sistemiamo in questo modo. Guardate. Ok. Prendiamo la lavorazione rossa. Ecco, mettete magari il filo bianco, che lo facciamo dopo, da una parte. Questi li mettiamo vicini e abbiamo detto che dobbiamo cucirli così. Allora, questa parte laterale con la parte laterale che abbiamo qui. Quindi gli facciamo fare il giro, che la parte rossa è di sotto, e iniziamo ad inserirlo nel primo punto che abbiamo nella parte sopra, così. Li mettiamo in corrispondenza, guardate. Entriamo qui sempre nelle catenelle laterali e qui nelle catenelle laterali. Qui nella parte laterale e qui nella parte laterale. Come vedete, la catenella di sopra rimane sempre consecutiva. Ora facciamo l'ultimo punto nella parte sotto e abbiamo unito, guardate, le due parti laterali. Facciamo un altro punto qui. Dopodiché prendiamo il filo, lo facciamo passare in alcune maglie di lavorazione, sempre rosse in questo caso, e lo possiamo tagliare. E abbiamo unito la parte rossa. Inseriamo il filo nell'ago bianco, il filo bianco, e qui, prima di continuare, dobbiamo sistemare la nostra lavorazione. Quindi facciamo passare il bianco, guardate, così, il rosso è in questo modo, quindi dobbiamo unire passando il bianco dall'altra parte, guardate, così unire queste parti, sempre laterali. Il rosso, come vedete, poi lo sistemeremo meglio, deve prendere la forma che hanno tutti gli altri. Quindi passiamo il bianco, il rosso lo sistemiamo così, il rosso qui è sistemato e il bianco, guardate, l'inizio è qui, la fine per l'unione. Quindi l'unione la faremo da questa parte. Prendiamo l'ago. Qui abbiamo la parte laterale. Guardate. Dobbiamo unire prima nella parte sopra a scendere. Quindi entriamo nel primo punto nella parte sopra e uniamo sempre le parti laterali, così. Così. Tiriamo il nostro filo, ecco. E così. Fino ad arrivare qui alla fine nella parte sotto. Quindi l'unione che abbiamo fatto è questa. Ora, ok, facciamo passare il filo
in alcune maglie di lavorazione sempre nel bianco, fino a quando poi ora lo taglieremo, magari qui nella parte centrale. Ora sistemeremo la lavorazione, perché giustamente lavorando si è un pochino allargata, e tagliamo anche il filo bianco. Qui ci ritroviamo la nostra coccardina, guardate, la sistemiamo, perché giustamente dalla parte di sopra l'abbiamo cucita, però se ci fate caso, guardate, non si vede assolutamente dove l'abbiamo unita. Prima di fare il nostro fiocchetto, voi potete inserire anche un fiocchetto già pronto che trovate magari nelle mercerie dai cinesi, comunque un fiocchetto fatto di raso, quello che volete. Io vi farò vedere come fare un fiocchetto sempre fatto a mano. Dobbiamo fare il nostro cappietto. Quindi prendiamo il rosso, in questo caso lo faccio rosso. Lasciamo un po' di codina, così poi c'è con l'ago la cuciremo. Facciamo un cappietto. Quindi facciamo passare il filo, stringiamo, usciamo l'uncinetto e qui ci inseriamo nella parte rossa. Se noi invece il cappietto lo vogliamo fare bianco, ci inseriamo nella parte bianca. Qui in ogni caso vi potete inserire o così direttamente, oppure possiamo anche fare nella parte dietro. Quindi ci inseriamo, per non rovinare, qui facciamo passare il nostro cappietto all'interno della lavorazione, stringiamo un pochino. Facciamo una catenella e nello stesso punto facciamo una maglia bassa, quindi lo sigilliamo ancora di più. Facciamo 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entriamo nello stesso punto con maglia bassissima, ci chiudiamo. Catenella aggiuntiva. Tagliamo il filo più lunghetto, così poi con l'ago lo cuciremo alla lavorazione. Stringiamo, poi risistemiamo la lavorazione e il nostro cappietto ci risulterà così. Qui nella parte di sopra, proprio sotto il cappietto, verrà inserito il nostro fiocchetto, quindi con un goccino di colla a caldo, con la cucitura, quindi fermerà tutta questa parte. Quindi non abbiate timore che non risulterà un lavoro comunque sfaldato, nonostante abbiamo inserito il cappietto qui in una delle, diciamo, in una lavorazione che magari sembra che non è stabile, invece vi posso assicurare che dopo, guardate, già così diventa stabile con l'inserimento del fiocchetto ancora di più. Prendiamo l'ago direttamente, lo inseriamo, entriamo qui nella stessa lavorazione, prendiamo un punto successivo e facciamo passare nella parte sotto il nostro ago, così tiriamo un pochino, così stabiliamo il cappiettino. Facciamo passare l'ago in alcuni punti di lavorazione
e possiamo tagliarlo. La parte iniziale facciamo la stessa cosa e la nascondiamo fra le maglie. Dopo aver terminato la nostra coccardina, che potete utilizzare anche così, guardate che carina, senza decorazioni aggiuntive, facciamo il nostro fiocchetto. Vi faccio vedere come ho fatto il mio. Quindi facciamo un cerchio magico, inseriamo l'uncinetto, ci tiriamo il filo e mi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle. Prendiamo il filo due volte sull'uncinetto e facciamo una maglia altissima o maglia alta doppia, non chiusa nell'ultima solina. Di nuovo, due volte il filo sull'uncinetto, facciamo il primo gettato, il secondo e lasciamo l'ultimo. Quindi ne abbiamo fatte le 3 catenelle, le 4 catenelle iniziali ci sostituiscono la prima maglia alta. Ora faremo 3 maglie alte doppie non chiuse, chiudiamo tutto insieme e realizziamo 4 catenelle, 2, 3, 4. Entriamo nel cerchio magico e ci chiudiamo con maglia bassissima. Così. Continuiamo con 4 catenelle. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo appena fatto. Quindi la prima maglia altissima o maglia alta doppia non chiusa. Facciamo la seconda, facciamo la terza, chiudiamo insieme tutto, tutte le asoline, 4 catenelle. Andiamo qui nel cerchio magico, entriamo e ci tiriamo il filo direttamente nel cappietto, quindi facciamo una maglia bassissima, tiriamo un pochino il cappiettino e possiamo stringere la codina del cerchio magico e abbiamo così formato il nostro fiocchetto. Riprendiamo la lavorazione facendo 3 catenelle, 4 catenelle, torniamo indietro con maglia bassissima nella prima, seconda, sempre maglia bassissima e nella terza catenella. Entriamo qui al centro della lavorazione sempre con maglia bassissima e abbiamo fatto il primo, la prima codina del nostro fiocchetto. Rifacciamo la stessa cosa, facciamo 4 catenelle, entriamo nella prima che abbiamo a disposizione e la facciamo passare direttamente con maglia bassissima, nella seconda direttamente con maglia bassissima, nella terza direttamente con maglia bassissima. Quindi facciamo passare il filo nel cappietto, entriamo sempre qui al centro con maglia bassissima, abbiamo creato le nostre due codine, tiriamo il filo di lavorazione, facciamo passare il filo, guardate qui al centro, una codina è di qua, una è di qua, il filo deve passare in metà fiocchetto con tutte le codine, così stringiamo bene così, facciamo, diamo un'altra
due passate così. Voltiamo nella parte del rovescio la lavorazione, tagliamo il filo e qui dietro con la codina del cerchio magico facciamo un doppio nodo e lo sigilliamo nella parte dietro. Facciamo uno. Primo nodo, facciamo ripassare il filo così evitiamo la paura che si sfili e stringiamo forte. Tagliamo i fili, giriamo il nostro fiocchetto, lo sistemiamo con le mani. Con tutte le codine, inseriamo una perlina qui al centro e con un goccino di colla a caldo con la per tessuti lo inseriamo nella nostra coccardina. Quindi inseriamo la perlina oppure con la cucitura, potete anche cucirlo direttamente con l'ago, così. E abbiamo terminato così la coccardina. Quindi facciamo questa operazione e ci rivediamo per continuare e fare quindi il nostro bastoncino di zucchero. Ho attorcigliato anche il nostro bastoncino di zucchero. Qui comunque vi faccio vedere la coccardina già pronta. Guardate che carina, con il fiocchetto sempre fatto a mano. E ora facciamo il bastoncino. Qui ho il fil di ferro. Qui nella parte iniziale, dove abbiamo iniziato appunto ad attorcigliare, legherò, quindi farò un nodino, quindi un doppio nodo fra i due, quindi fra rosso e bianco. Così. Anche perché questo ora verrà tagliato come filo, perché in questo caso non ci saranno cuciture. Prima di tagliarlo, però, inseriamo il nostro fil di ferro. Quindi, questa è la parte finale. Prendiamo il fil di ferro, lo entriamo facendo in modo. Guardate che prendi, che prenda, scusate, le due estremità di sotto. Dopodiché lo inseriamo nella lavorazione, quindi all'interno. Lo inseriamo così. Facciamo camminare piano piano perché non è deve passare anche in qualche maglia che sicuramente non è che sia vuoto l'interno e lo facciamo sbucare nell'altra estremità. Non vi preoccupate se si arriccia la lavorazione perché non è un problema. Questa si sistema molto facilmente. Allora, prima ancora di agganciarlo qui nella parte di sopra, lo sistemiamo. Quindi lo sistemiamo, facciamo, pieghiamo il fil di ferro così. Guardate, e lo inseriamo tirandolo da sotto nella lavorazione, così. Ora. Sempre tirandolo, sistemiamo, guardate, attorcigliamo la lavorazione, tiriamo, guardate, il filo. Dopo che siamo soddisfatti, questo poi ora andremo a tagliare tutto. Dopo che siamo soddisfatti
dopo averlo attorcigliato, lo pieghiamo anche nella parte sotto. Quindi se c'è bisogno, se occorre, potete tagliarlo se l'avete fatto troppo lungo. Io in questo caso lo piegherò un pochino di più. Lo pieghiamo dalla parte sotto e lo inseriamo, quindi facciamo passare la lavorazione così. Sistemiamo la nostra lavorazione facendolo aderire sotto e sopra. Dopodiché averlo stabilizzato, potete dare qualche punto nascosto a inizio e fine, oppure anche sigillarli con un pochino di colla per tessuti o un goccino di colla a caldo. Comunque, questo è il risultato del bastoncino. Piegheremo qui nella parte manco centrale, nella parte un pochino più in sopra, piegheremo il bastoncino così. E possiamo inserire il nostro cappietto. Qui io ancora vi devo dare qualche punto nascosto per non far vedere il fil di ferro. E poi sarà pronto, comunque sia, sarà più sigillato e quindi più stabile. Il nostro cappietto lo faremo come abbiamo fatto il cappietto della coccardina. Ci inseriremo, faremo le 10 catenelle, comunque sia, e lo poi sigilleremo con l'ago, quindi faremo passare il filo fra le maglie. Potete utilizzare anche un nastrino e quindi inserire direttamente un nastrino. Facciamolo insieme. Prendiamo il rosso, facciamo un cappietto. E ci inseriamo qui nella parte centrale del rosso. Se invece lo volete inserire nel bianco, comunque lo fate tutto questo con il cotone bianco. Prendiamo una maglia, inseriamo all'interno il cappietto, tiriamo un pochino, stringiamo e ci lavoriamo sempre 10 catenelle. Rientriamo qui nello stesso punto con maglia bassissima, così, catenella aggiuntiva, tagliamo il filo più lunghetto, così con l'ago lo nasconderemo così, sistemiamo il nostro cappietto che abbiamo appena fatto. Risulterà così. Qui, quando andiamo giustamente a sigillarlo, ecco, tireremo un pochino in più il nostro filo. Quindi prendiamo l'ago, facciamo anche questa operazione insieme e abbiamo così terminato la lavorazione di tutte e due queste decorazioni natalizie. Inserite il filo nell'ago. Entriamo nello stesso punto di lavorazione, così, quindi entriamo qui nella stessa parte
nello stesso punto e inserendoci così in avanti, sempre mi raccomando nel rosso, con dei punti nascosti, e nascondiamo e poi tagliamo il nostro filo. Il nostro bastoncino di zucchero è pronto, qui con la coccardina, sicuramente ideale per fare tutti gli addobbi della casa, ma perché no, si possono inserire anche in dei regalini, in delle confezioni, in delle ceste. Quindi non mancherà sicuramente lo spunto e l'idea di utilizzarli in tantissimi modi. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.